Oggi facciamo insieme il bellissimo scialle o battus che avete visto nell'anteprima. Allora lo andremo a realizzare ai ferri. Io ho qua dei ferri circolari. Vi dico che userò dei ferri numero 9, circolari o in linea, dipende. Io sto usando i ferri circolari per una semplice ragione di inquadratura. Mi viene più difficile inquadrare bene con i ferri in linea. E questo bellissimo filato che si chiama Mystic ed è un filato bulky della Ice Hans, come vedete, e la sua composizione è 25% lana, 75% acrilico, 100 grammi per 160 metri. I ferri consigliati qua mi dava 5-6 mm, di fatto le rifiniture le ho fatte con un uncinetto del 5 mm, mentre appunto i ferri per i ferri ho usato quelli del 9. Bene, direi che andiamo subito. No, anzi, prima vi dico dove ho acquistato il filato. Ultimamente perdo i pezzi. Il filato lo sapete, Ice Hans, io lo acquisto sempre da Italia Artisan. Vi lascio comunque in descrizione sia il link diretto al filato che ho usato io che il link allo shop. Quindi andiamo a realizzare il nostro scialle. Ecco. Eccoci qua, partiamo col nostro lavoro, quindi tengo un po' di codina, ma non tanto lunga, perché tanto non sarà necessario fare tanti punti di partenza, di avvio, quindi vedete, vado a stringerla e quindi niente, andrò a caricare i punti in questo modo. Allora, c'è chi lo fa così, quindi in questo modo, ecco qua, io mi trovo meglio con due mani. Quindi non faccio altro che la parte, il filo lungo lo metto tra le dita, lo giro in questo modo, carico il filo e lo passo sotto e tiro. Quindi di nuovo, guardate bene il movimento, prendo il filo, faccio in questo modo, metto sopra, passo la codina e poi stringo e ho i miei tre punti. Di nuovo giro il filo, passo la codina. E di nuovo tiro ed è il metodo che io uso per i ferri lineari, mi trovo meglio e vado avanti così. Allora, abbiamo i nostri, in questo caso mi sa che ne ho messo uno in più, vediamo, perché per farvi vedere l'avvio, ecco, ne ho messo uno in più, niente, lo faccio cadere, basta, si scioglie, siamo a posto. Quindi abbiamo i nostri quattro punti sul lago, prendo ovviamente il filo attaccato al gomitolo. E vado a fare le mie prime maglie. Vi dico già che lavorerò tra virgolette a modo mio, quindi è anche un modo per insegnarvi il mio metodo. Quindi andrò con l'altro ferro, entrerò dietro, allora avvicino un pochino, ecco qua, avvicino un pochino, quindi terrò in questo modo come l'uncinetto il mio ferro, in questo modo, quindi la codina non ci serve più. Prendo il mio filo attaccato al gomitolo e prendo così, vedete proprio come tengo l'uncinetto in mano. Entrerò dietro la maglia in questo modo, quindi non entrerò da davanti in questo modo, ma dietro così. Sembra difficile, ma vi assicuro che è semplice. Perché? Perché io ora farò questo movimento, vedete, con il ferro ed esco e io ho la mia maglia lavorata sul ferro. Ve lo faccio rivedere, quindi fate cadere la maglia. Ora il primo giro ovviamente rimarrà un po' molle. Entro in questo modo, vedete così, io ho qua il mio filo appoggiato al ferro. Entro in questo modo, faccio questo movimento e ho lavorato la mia maglia. Dopodiché la faccio cadere. Di nuovo entro in questo modo, vedete? Mi ritrovo già il filo sopra. Non faccio altro che girare un po' il ferro e ho la mia maglia lavorata. Ve la faccio vedere di nuovo. Entro in questo modo. Potete anche fare questo movimento se vi trovate meglio e vedete? In questo modo. Io ho fatto il primo giro. Ora non girerò i ferri. E
Entro normalmente come dall'altro lato, appoggio il mio medio sotto al ferro per tenerlo dritto più che altro. Con questa mano faccio questo movimento e faccio cadere la maglia. Di nuovo entro in questo modo. Adesso al secondo ferro, vedete, posso anche lasciare che non cade niente. Quindi faccio questo movimento e faccio cadere la maglia. Di nuovo entro. Passo sopra il filo e faccio cadere la maglia. Tenete magari sempre il dito sull'ultimo punto, altrimenti fate cadere anche quello. Quindi passo, giro e faccio cadere la maglia in questo modo. E abbiamo fatto i primi due giri, quindi un giro d'andata e un giro di ritorno. Ora cosa facciamo? Siccome sempre su questo ferro, quindi nel giro di andata, noi faremo sempre l'aumento. Vedete che abbiamo lavorato sempre al dritto, sia su un ferro che sull'altro, perché non girandoli rimaniamo sempre al dritto. Quindi entriamo nella prima maglia, passiamo il filo, lavoriamo la prima maglia. Quindi abbiamo lavorato la prima maglia, la seconda la lavoriamo non ritorta, ma dritta normalmente. Quindi entriamo in questo modo, così. Mettiamo il filo sul lago e usciamo così. Non facciamo cadere la maglia perché dobbiamo fare l'aumento, quindi entriamo come siamo entrati fino adesso, quindi da dietro, carichiamo il filo in questo modo e usciamo. Ora possiamo far cadere la maglia. Andiamo avanti a lavorare le altre maglie normalmente, quindi una e due. Abbiamo fatto il nostro primo aumento. Vedete che adesso abbiamo 5 occhielli sul ferro. Andiamo a fare il giro di ritorno. Quindi giro di ritorno, nuovamente entriamo in questo modo, maglia, facciamo cadere. Entriamo, accavalliamo, giriamo, facciamo cadere. Entriamo, accavalliamo, sotto, facciamo cadere. Di nuovo, giriamo. Accavalliamo, maglia, facciamo cadere. Vedete, il giro di ritorno è anche più semplice forse dell'andata. In questo modo abbiamo fatto, ecco qua, il nostro giro di ritorno. Quindi siamo di nuovo sull'andata, dobbiamo fare di nuovo l'aumento. Quindi passiamo dietro, la prima la lavoriamo normalmente, quindi senza aumento. La seconda con l'aumento, quindi entriamo prima da davanti, così. Allargo un pochino così vedete, da davanti in questo modo. Mettiamo il filo e vedete, usciamo. Non facciamo cadere la maglia, normalmente la faremmo cadere, non la facciamo cadere perché noi rientriamo in questo modo, guardate, è semplicissimo, rientriamo così, vediamo se riesco a farvelo vedere da davanti. Così, vedete, accavalliamo, cioè gettiamo il filo sul ferro e usciamo. Ora possiamo far cadere la maglia perché? Perché abbiamo fatto l'aumento. Quindi andiamo avanti a lavorare le altre nello stesso modo, quindi così, in questo modo. Ecco qua, ci dovete prendere la mano, ma vi assicuro che è semplicissimo. Nuovamente, cosa facciamo? Andiamo a lavorare il giro di ritorno senza aumenti, quindi prima maglia, seconda. Ve le faccio rivedere perché così prendete bene la mano con questo sistema di lavoro che è mio. Perché nessun altro credo faccia l'andata e il ritorno lavorando su tutti e due i ferri. A me l'ha insegnato mia madre, lei era ambidestra e per non cambiare i ferri, specialmente nei punti puff, tipo la nocciolina, tipo è più comodo perché non devi stare a cambiare ferro. Vedete che stiamo aumentando, e di qua vi fa questo cordolino che adesso si vede, non si vede tanto bene, ma poi lo vedrete più avanti. Quindi ora di nuovo vi faccio vedere per l'ultima volta l'aumento, quindi passiamo da dietro, gettiamo il primo, quindi lo lavoriamo singolo. Il secondo, prima entriamo da davanti, gettiamo e abbiamo lavorato la maglia senza farla cadere, rientriamo da dietro, gettiamo, voilà, e possiamo tirare giù la maglia. Quindi da adesso in poi vi faccio vedere il movimento che è questo. Vedete? È semplicissimo, voi non dovete neanche muovere il filo, così. Voilà, di nuovo, ecco qui, di nuovo,
Ecco qui. E li abbiamo lavorati tutti con l'aumento. Quindi adesso questo giro senza aumento. Torniamo indietro perché adesso vi faccio vedere. Una volta arrivati alla punta facciamo le diminuzioni. Quindi lavoriamo tutto il nostro ferro di ritorno senza girarlo. Allora, se voi vi trovate meglio, scusate, mi è scivolato quella camera davanti. Se vi trovate meglio potete tranquillamente girare i ferri. Oppure lavorare normalmente. Adesso vi dico solo dove dovete fare gli aumenti, ma potete lavorare normalmente col vostro sistema, però vedete così io senza cambiare vado notevolmente più veloce. Ora facciamo che siamo arrivati alla nostra punta, perché ovviamente non vi faccio vedere tutto uno scialle lavorato. Siamo arrivati alla nostra punta. Cosa facciamo? Facciamo un'andata senza fare nessun aumento, quindi lavorando tutti i nostri ferri. Vedete, se vi trovate comodi potete anche fare questo movimento che io faccio un po' e un po', nel senso sia così che più veloce, perché così è notevolmente più veloce, sia muovendo il dito. E fate il ritorno, perché qua adesso andremo a fare le diminuzioni. Siamo arrivati alla nostra punta, facciamo le diminuzioni. Quindi le diminuzioni le faremo invece nel ferro di ritorno. Quindi lavoriamo normalmente fino ad arrivare alle ultime tre maglie, in questo modo. Eccoci qua, scusate, che con la camera davanti io faccio un po' fatica, però lavorate fino alle tre maglie finali. Ecco qua, vedete, io ho tre maglie. Cosa facciamo? Portiamo sul davanti il filo perché lavorerò al rovescio. Prendiamo in questo modo le due maglie, vedete? Due maglie insieme, il filo è un po' stretto. Passo sotto il filo e faccio cadere le due maglie. Mettete un dito su questa, se no vi cade anche questa. Riporto davanti il filo e vado a lavorare normalmente la mia ultima maglia in questo modo. Il giro di andata, che sarà questo, lo lavoriamo normalmente. Quindi aspettate un attimo che tiro il filo. Ecco, getto, esco, passo sotto, getto. Esco, qua ho tirato un filo, ecco qua, passo sotto, getto, esco, passo sotto, getto, esco, passo sotto, getto, esco, passo sotto, getto, esco. Vedete, ho fatto la mia prima diminuzione. Su questo lato vi rimarrà appunto una maglia al rovescio. Io l'ho fatto per avere un po' di similitudine con l'altro giro, perché ho fatto un aumento tra quelli visibili e quindi voglio che si veda anche da questa parte. Per quello ho girato al rovescio il nostro lavoro durante la diminuzione. Quindi vado di nuovo a lavorare tutte le mie maglie nel ferro di ritorno fino ad averne 3. Quando sono arrivata a 3, di nuovo sposto davanti il filo, prendo la terz'ultima e la penultima, le metto sul ferro, passo sotto il filo in questo modo, quindi lo porto poi dietro e faccio cadere solo quelle due maglie. Riporto il filo davanti e lavoro normalmente il mio ultimo punto. Ora di nuovo rilavoro tutto il mio ferro d'andata, perché sapete che quello sulla mano sinistra è il ferro d'andata, mentre l'altro è quello di ritorno. In questo modo lo lavoro normalmente. Ora vi farò vedere che il mio campioncino ha fatto la punta. Arriveremo fino a lavorare appunto la puntina, quindi fino agli ultimi 3 punti. Vedete, qua non si vede tanto perché il campione è piccolo, però vedete che c'è la punta e stiamo tornando indietro. Quindi di nuovo lavoriamo il nostro ferro di ritorno in questo modo. Ora io sono già arrivata ad avere 3 maglie sul ferro, quindi cosa faccio? Di nuovo porto avanti il filo, entro in questo modo in 2 maglie invece che una, perché questo è il nostro rovescio. Faccio passare il filo sotto e faccio cadere le maglie lavorate. Dopodiché riporto avanti il filo e lavoro l'ultima maglia in questo modo. Ecco qua. Abbiamo 4 maglie, quindi abbiamo quasi finito. Si presume che il nostro scialle sia bello grosso. Dopo vi do anche le misure del mio scialle e lavoriamo tutte le maglie così. Ecco qua. Quindi siamo di nuovo sul ferro di ritorno,
che lavoriamo normalmente, scusate, sono passata sotto, che lavoriamo normalmente, quindi entriamo, avvolgiamo il filo, entriamo, ah no, 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 ne lavoro una sola, scusate, perché sono arrivata ad averne tre, quindi passo avanti il filo, entro nelle due maglie prima dell'ultima, rifaccio quindi la diminuzione, scusate, i ferri mi stanno scivolando in questo modo. Faccio cadere le due maglie in questo modo, passo e sono rimasta con le mie tre maglie iniziali. Lavoro anche l'ultima, scusate, ma io questi ferri non scivolano neanche bene. L'ultima e abbiamo finito il nostro challe. Questo è il campioncino perché mi ha fatto vedere soltanto l'aumento e la diminuzione. Ora cosa faccio? Vado a chiudere il nostro lavoro, quindi non faccio altro che entrare la prima, con la prima, entro con la seconda, faccio cadere e a cavallo. Quindi la prima lavorata sulla seconda lavorata, la cavallo e faccio cadere la maglia. Di nuovo passo, ho due maglie, quella che sta dietro la faccio passare su quella che sta avanti. In questo modo io faccio come lavoro all'uncinetto, quindi faccio ancora il cappietto di sicurezza, vado a tagliare il mio filo e ho finito quello che è il mio campioncino, che dovrebbe essere il mio scialle. Vedete, ho fatto la punta. Naturalmente, adesso vi faccio vedere il lavoro originale, così riuscite a capire bene, che cosa ho fatto. Ecco qua l'originale, dopodiché io ho rifinito semplicemente con un giro di maglia bassa tutto il mio scialle. Ovviamente la rifinitura non ve la faccio vedere, anzi sì, perché voglio farvi vedere dove mi sono infilata per mettere la mia maglia bassa. Comunque vi dico anche che sulla punta ho fatto, quindi nella maglia in punta, ho fatto due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, proprio per avere una bella punta bella appuntita. Vedete, sono partita con le mie quattro maglie, ho fatto gli aumenti, poi man mano che si va avanti il lavoro diventa sempre più bello, vedete. Questo è appunto il lato dove ho fatto la diminuzione a rovescio, mentre questo è il lato dove ho fatto l'aumento dritto, però vedete che c'è sempre questa righettina a rovescio, per quello la diminuzione l'ho fatta a rovescio, altrimenti sarebbe venuto troppo differente un lato dall'altro. Invece vedete che c'è una certa continuità nella lavorazione. Ora vi faccio vedere come ho bordato il mio scialle. Per bordare il mio scialle, una volta che ho fatto il cappietto sul mio uncinetto, non faccio altro che prendere la catenella tutta di ogni maglia in questo modo, quindi aspettate, questa è la codina, entro e la prima faccio una maglia bassissima, dopodiché, scusate, mi sono attorcigliata, ecco qua, dopodiché non faccio altro che entrare in ogni sul laterale di ogni catenella, quindi vedete qua c'è la catenella sul bordo, io entro in ognuna di queste catenelle e faccio una maglia bassa. Entro in quella successiva, sempre vedete prendendo tutte e due le asoline e faccio una maglia bassa. Di nuovo vado in quella successiva, lo vedete perché si tira quella successiva, entro e faccio una maglia bassa. Entro nella successiva, sempre prendendole tutte e due, mi raccomando, maglia bassa, di nuovo entro in tutte e due. Maglia bassa, adesso questo è il campioncino, si sta tirando tutto, però questo è effettivamente come ho fatto la rifinitura in questo modo. Quindi vi rimane poi una bella catenella visibile, vedete, sul lato. Qua si è aperto in questo momento, vi assicuro che poi va a posto. Quindi su ogni maglia, quindi lateralmente ad ogni maglia lavorata, noi andremo a fare una catenella, mentre adesso vi faccio vedere la punta. Quindi una volta arrivati alla punta, vedete, sto entrando nella punta, non faccio altro che fare una, due maglie basse, due catenelle, sempre
Sotto la catenella della punta vado a fare 2 maglie basse, dopodiché sotto ogni catenella, in questo modo, vado a rifare le mie maglie basse tornando indietro dall'altro lato, vedete? Prendendo sempre tutte e due, ecco qua, le, come si dice, gli occhielli. E viene in questo modo. Adesso il campione veramente è piccolino e quindi si vedono tutti i vari cambiamenti di lavorazione. Risulta magari un po' bruttino da vedere, però ovviamente fatto sul progetto originale, vedete, la punta è molto molto bella e anche la lavorazione risulta molto bella. Adesso ve la faccio rivedere. Trovando il lato della punta, perché è talmente grande, allora vi dico, mentre cerco il lato della punta, vi dico quanto misura il mio scialle. Ecco qua, ho trovato il lato della punta, eccolo qua. Quindi vedete, è lavorato con la maglia in orizzontale. Il mio scialle misura 2 metri, 2 metri e 10. Ovviamente voi andate a occhio poi per la punta, nel senso che se sono 2 metri e 10 a 1 metro e 5, quindi a 1 metro e 5 centimetri, iniziate poi a ridiminuire per la punta. È inutile che vi dica il numero di maglie perché obiettivamente secondo me la maglia ha molto. A seconda della mano molte più variabili in centimetri perché non è come l'uncinetto, essendo molto morbido, io magari ho una mano più morbida, ci vanno molti più giri con la maglia per ottenere comunque un risultato. Di conseguenza, mi sembra veramente assurdo darvi un numero di giri, quindi io vi dico che a 1,5 m ho ricominciato a diminuire, quindi arrivati al metro, 1,5 m, ho ricominciato a diminuire. Vi dico però, se trovo il metro che era qua vicino a me 5 minuti fa, eccolo qua, vi dico però quanto misura la in larghezza la punta. Ho messo lateralmente il mio scialle, adesso vi dico quanto misura dalla punta al bordino sono 72 centimetri, quindi in larghezza arrivati alla punta dovrete avere 72 centimetri. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo il filato che ho utilizzato, Ice Yarns Mystic, lo potete trovare nello shop Italia Artisan come sempre. Vi mando un grosso bacio, se volete venire a trovarmi, mi potete contattare nel gruppo Facebook Creando con Luci Franci oppure nel mio Messenger Lucia Vela. Vi mando un grosso bacio. Ciao ciao da Luci.